Buonasera a tutti, eccoci collegati con il primo webinar del 2024 realizzato in collaborazione con BNP Paribas all'interno del ciclo di webinar che BNP Paribas realizzerà per tutto il nuovo anno con una serie di relatori e di ospiti. E appunto per oggi naturalmente ci siamo noi di Certificati e Derivati e a tenervi compagnia con Vittorio Bonelli che vedo collegato dalla sede di Milano. Ciao Vittorio. Ciao, ciao Pierpaolo, ciao a tutti quanti. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti coloro che sono già collegati e a tutti coloro che ci raggiungeranno a breve per questo, dicevamo, primo appuntamento del 2024 dedicato al mondo dei certificati di investimento. Il format, lo anticipiamo un po' per quello che sarà il nuovo anno, distinguerà un appuntamento dedicato ai temi di investimento e un altro dedicato più ai prodotti da trading, quindi certificati a leva, in particolare quelli a leva variabile. Per oggi ci concentreremo, come già detto, su quelli di investimento e parleremo nella maniera più specifica, oltre che dei cash collect, nelle varie varianti. In particolare oggi parleremo di nuove emissioni e poi inizieremo a dedicare dello spazio a questa iniziativa che prenderà certamente più piede nel corso dell'anno. Vado ad anticipare, naturalmente con BNP Paribas protagonista, ma voglio dire anche che sarà certamente un tema su cui si concentrerà il mercato in generale per il 2024 e mi riferisco al credito e quindi alle credit linked certificate di cui abbiamo forse già dato un'anticipazione in occasione della chat live con Luca Comunian qualche giorno fa, ma che oggi riprenderemo perché ormai siamo a poche ore dalla quotazione di una nuova serie. Quindi questo è un po' il menu di questa giornata. Naturalmente, se ci sono domande, scrivete, siamo qui per rispondere ai vostri dubbi e quindi approfittatene. Naturalmente, per chi è in diretta, per chi lo segue in registrata, dovrà prendere per buono quello che ci stiamo raccontando. Il webinar è registrato, quindi sarà possibile rivederlo anche in un secondo momento e con questo mi direi che abbiamo finito un po' tutta la parte introduttiva. Vittorio, allora io direi che innanzitutto se mi puoi condividere il mio monitor brevemente, Lo passo, sì. sì, Allora. grazie. Se puoi attribuirmi un attimo il monitor, così andiamo a dare un'occhiata a quanto riguarda il mercato, in particolare alle chiusure di borsa, visto che abitualmente apriamo i nostri webinar con un piccolo commento di giornata e vediamo anche perché oggi c'è qualcosa effettivamente da dire, al di là del fatto che ci sarà la Fed fra poche ore, ma lì c'è chiaramente un'attesa praticamente di un nulla di fatto. Magari dopo possiamo anche dare uno sguardo ai Fed Funds e a quello che si aspetta un po' il mercato, ma per oggi praticamente non c'è nessuna aspettativa su marzo. Qualcosa in più, quindi dicevamo la Fed fra poche ore, ma non credo che sposterà molto gli equilibri. Viceversa, siamo proprio a metà strada tra le trimestrali di ieri e quelle di domani, che sono quelle delle big tech. Ieri sono uscite le trimestrali di Microsoft, AMD e Alphabet, praticamente tranne Microsoft, il resto decisamente male, o almeno nessuna sorpresa dal tema intelligenza artificiale. Questo ha deluso gli investitori e quindi oggi Nasdaq pesante, meno 1,42, siamo praticamente un po' una sorta di novità, no? Se vogliamo, rispetto all'ultimo anno, con il Nasdaq che è oggi la piazza decisamente più debole, il listino più debole, e le trimestrali di domani invece, come dicevamo, dove praticamente a mercati chiusi arriveranno le trimestrali di Amazon, di Apple e quindi andranno a chiudere un po' il quadro e Meta che è sui massimi. Anche lei pubblicherà a fine seduta. Quindi siamo praticamente alla vigilia di importanti trimestrali, all'indomani di altrettanto importanti trimestrali che hanno però bocciato per ora i titoli che poi sono in correzione dello 4, 5, 6%, che presa così sembra una importante variazione percentuale, ma rispetto al 40-50% di rialzo è ben poca roba. Viceversa, in Europa vedete che spicca questo segno verde praticamente sui due periferici per eccellenza, Spagna e Italia, in rialzo rispettivamente dello 0,44 e dello 0,36% rispetto a un quadro che invece è rosso sul DAX, sull'Eurostoxx o sul CAC 40. Questo perché oggi
bene il tema delle utility e il tema bancario. E Spagna e Italia sono comunque particolarmente zeppe di titoli rappresentanti il settore bancario e il settore utilities. Quindi oggi vanno entrambe molto bene, da una parte per attese sui tassi, dall'altra comunque c'è una prolungamento della fase di rialzo sul settore bancario, e quindi oggi Piazza Affari non solo si posiziona ai vertici per quello che riguarda il vecchio continente, ma strappa anche al rialzo quell'area dei 30.600 punti che aveva finora arginato ogni tentativo di allungo. Vedremo se sarà effettivamente confermato con l'indice che praticamente ora va verso i 30.744 punti. Quindi romperebbe la congestione abbastanza lunga di oltre 30 giorni. Vediamo se questo sarà funzionale all'aggancio e superamento dei 31.000 punti. Da inizio anno alla chiusura di questo mese di gennaio, vediamo che praticamente con la giornata di oggi il FTSE MIB recupera essenzialmente le performance degli altri indici. Siamo leggermente più indietro rispetto allo Eurostoxx 50, ma arriva anche da un 2023 dove ha svettato letteralmente. Questo è un po' il quadro di chiusura di giornata e il quadro della giornata in particolare anche per i singoli temi che ci serviranno per andare a commentare anche le novità. E qui naturalmente, Vittorio, ti direi riprenditi il monitor e magari così andiamo a vedere le prime novità, a meno che ci siano delle domande prima di iniziare. Per iniziare, come dicevo, a parlare delle novità, in particolare sul mondo dei cash collect, e se non sbaglio, partiamo proprio dai Maxi Cash Collect, questa nuova serie di prodotti con coupon decisamente generosi nella prima parte di vita. Quindi, monitor a te, oppure se ci sono domande, puoi anche girarmele. Allora, ho preso il monitor. Grazie mille per Paolo. Sì, io direi di procedere in questo modo. Parliamo magari prima di un prodotto che probabilmente la maggior parte appunto degli investitori hanno già visto, hanno già acquistato appunto i Maxi, e dopodiché ci concentriamo con un po' di tempo per parlare delle CLN, che sicuramente è una novità. Non è una vera e propria novità sul mercato in generale, perché è un prodotto che è sempre stato appunto lì, però a partire dall'anno scorso vi era la possibilità appunto di essere acquistato anche sul secondario, e quindi adesso stiamo cercando di sviluppare una gamma anche sul, diciamo, lato credito. Parlando di Maxi, Guarda, ti proprio oggi. chiederei solo, Vittorio, scusa se ti interrompo proprio all'inizio, che io non vedo il tuo monitor, quindi non so se è un No, problema mio. non lo sto condividendo Ah, e. ok, perfetto. Era solo perché non lo vedevo e magari era un problema mio, gli altri lo vedevano, chiedevamo un feedback. Un secondo. Sì, per un attimo l'ho visto prima, poi Adesso lo eccolo qua, perfetto. Ci siamo. Quello che vedete qui effettivamente non è altro che la brochure che potete trovare anche sul nostro sito. Per quanto riguarda appunto l'ultimissima emissione, acquistabile già da oggi, già quindi quotata sul mercato, sul Sedex, di Maxi. Qual è la caratteristica appunto principale di questi prodotti, e anche il perché vengono chiamati Maxi? Perché sono dei cash collect con un premio all'inizio. Dopo un mese, in questo caso un paio di mesi, diciamo, che è decisamente più grande, più corposo rispetto a quelli che verranno pagati nel futuro. In questo caso, questo maxi premio, questo appunto è il nome, Maxi Cash Collect, è decisamente più alto dei trimestrali successivi e arriva fino al 20%. Chiaramente nei certificati. Appunto, il anticipare particolarmente in questo caso tutti i pagamenti dei premi all'inizio ha un certo costo, il che vuol dire che i premi trimestrali successivi si aggireranno tra l'1% per trimestre al 2% per trimestre. Questa è la caratteristica principale che rende il prodotto decisamente interessante, il fatto di anticipare tutti i premi a marzo 2024. Una caratteristica di questa, diciamo, missione è il fatto che questo maxi premio è fisso, incondizionato, il che vuol dire che a prescindere dall'andamento dei sottostanti, il
prodotto stacchierà il maxi premio. Dopodiché i trimestrali successivi invece saranno condizionati. È un prodotto che ha delle barriere sia per il premio, per il pagamento del premio, che per la protezione del capitale a scadenza, e hanno la caratteristica di essere dei panieri di tipo worst off, il che vuol dire che per verificare il pagamento del premio e la protezione del capitale bisogna andare a vedere la performance del sottostante con la performance peggiore. Ci tenevo a farvi vedere appunto quali sono i basket con cui abbiamo deciso di uscire. Come al solito, cerchiamo sempre di offrire una gamma di prodotti che possa soddisfare il maggior numero di bisogni degli investitori. Quindi abbiamo basket settoriali, basket meno correlati, basket italiani, basket esteri. E come potete vedere, la brochure spiega perfettamente tutto diciamo, il funzionamento del prodotto. Ad esempio, prendendo il primo giusto come esempio, possiamo vedere come vi è un maxi premio fisso del 20% pagato subito, il 28 marzo 2024. E dopodiché un premio trimestrale condizionato alla barriera del 60%, pari a 1% per trimestre, quindi 4% per anno. Cosa succederà a marzo? Per tutti questi prodotti, essendo un premio fisso, il premio verrà pagato, verrà staccato. Che cosa succederà al prezzo però del prodotto? Chiaramente verrà appunto decurtato del livello del maxi premio. Ad esempio, prendendo il primo, mettendo conto che quoti alla pari a 100 il giorno prima dello stacco del premio. Beh, il giorno dopo quoterà a 80, più verosimilmente, e piano piano riconvergerà verso la pari al pagamento dei premi e alla possibilità anche di autocall, perché questa è appunto la possibilità che il prodotto richiami anticipatamente prima, diciamo, della barriera. Nel caso in cui tutti i sottostanti si trovino al di sopra del valore iniziale, a quel punto il prodotto ha la cosiddetta caratteristica di autocall, quindi di rimborso anticipato automatico, che permette all'investitore di rientrare nel capitale investito prima dei 3 anni di scadenza del prodotto. E questa è sicuramente una caratteristica interessante perché vi è comunque la possibilità di incassare un maxi premio che tiene conto di un prodotto che ha una scadenza, diciamo una vita di 3 anni, però di ricevere il maxi premio subito e poi rientrare nel capitale prima ancora della scadenza. Questo è qualcosa che anche tu, Pierpaolo, a volte definisci come la seconda vita dei maxi, no? Acquistarlo magari anche a seguito, diciamo, dello stacco del coupon per entrare a basso prezzo ed uscire magari in caso di autocall. Ci sono tanti modi per utilizzarli. Diciamo, più entrare nello specifico, lascio sicuramente a te che sei più esperto di me. Sì, allora, diciamo che sicuramente l'utilizzo di questi maxi cash collector, ormai il mercato ha assimilato ormai da anni la potenzialità per il recupero minusvalenze e fin qui, o meglio, diciamola meglio, tutti i certificati consentono il recupero a minusvalenza. Certamente ha assimilato il concetto di poter utilizzare questi maxi cash collect che pagando subito un 15-20% abbreviano il percorso per far sì che lo zainetto possa essere diciamo abbattuto il più possibile, no? E quindi in questo senso la prima finalità è quella di andare a lavorare sul tema minus e il fatto che già nella prima parte dell'anno vengano emessi dei maxi cash collect con dei premi del 20, 15, 18, 19% è certamente un aspetto molto positivo, anche perché lo vorrei sottolineare, avevo fatto già questa riflessione in un'altra sede e quindi la ripropongo oggi anche perché vedo che siamo tantissimi e quindi la platea è anche più numerosa. Ricordiamoci che 2024, 31 dicembre 2024, scadranno le minusvalenze generate durante tutto il 2020. Ora, è vero che dopo la prima metà del 2020 il mercato ha ripreso quota e grazie anche ai certificati molti portafogli sono stati risistemati. Lo ricorderemo sempre come l'anno del dramma, ma per i certificati anche forse l'anno paradossalmente migliore in termini di opportunità create dalla volatilità. Poi
se qualcuno è curioso, naturalmente approfondiamo, ma per tutti gli altri sono sicuro che sanno bene di cosa stiamo parlando. Quindi dicevo, è vero che nella seconda metà dell'anno c'è stata una ripresa, però è altrettanto vero che chi aveva dei fondi, delle azioni o anche dei certificati che magari sono scaduti nella prima parte dell'anno, il saldo è stato inevitabilmente molto negativo. Quindi il 31 dicembre 24, se non è stato ancora fatto, scadranno le minusvalenze del 2020. Ora, iniziare a lavorarci sin da marzo credo che sia un valore aggiunto, cioè un'opportunità da sfruttare, perché se ci sono degli zainetti un po' gonfi, è inutile ridursi a novembre-dicembre cercando di accaparrarsi tutti i maxi coupon che ci sono sul mercato per cercare di non perdere quelle minus. Iniziamo da adesso, abbiamo tutto l'anno davanti, quindi comprare un certificato come quello che vediamo in tabella che paga un 20% di premio fisso, ad esempio quello sulla basket per eccellenza dell'ultimo anno, il bancario Unicredit Intesa Banco BPM, paga il 20% subito alla fine marzo e poi successivamente diventa un più timido 1% a trimestre, che però tuttavia se dopo andiamo a dare un'occhiata alla sezione sul sito ci permette anche di fare una considerazione sul rendimento complessivo annualizzato. Sono contento che l'abbiate fatto sul sito e anzi, so se puoi andarci direttamente, così gli Sì, il diamo. primo. Sì, se puoi andare sulla pagina dei Maxi Cash Collect, quindi non sulla brochure, ma sulla pagina dove ci sono tutti i sottostanti. Ma anche questo va benissimo, anche questo, guarda. Perché praticamente ci fa vedere qual è il rendimento annualizzato. Eccolo lì, vedi, potenziale premio, se torni un po' su, perfetto. Un po' più su, eccolo, ci dice il primo premio è di 20 euro e quindi è il 20% di 100. Successivamente i premi trimestrali sono dell'1%, quindi se io facessi il calcolo sarebbe solo un 4% annuo, però tenuto presente che intanto ho anticipatamente incassato 20 euro, ecco che il calcolo del rendimento annualizzato a scadenza diventa del 10,33. Quindi io i ragionamenti li dovrei fare su questo valore, pensando di mantenerlo in portafoglio. Naturalmente esiste sempre anche l'opportunità di comprare oggi il certificato, incassare la maxi cedola del 20%, poi uno vede un po' com'è la situazione, insomma, i certificati sono in ogni momento acquistabili e vendibili, magari uno a quel punto decide di passare su un altro certificato, però tenuto in portafoglio comunque va a doppia cifra su questo basket con una barriera al 60%. Ti chiederei di specificare solo una cosa, ma perché probabilmente l'ho persa io prima. La prima data autocall, quando è che scatta? Allora, lo dico subito, così mi riprendo la brochure, non voglio. Eccolo qua. Allora, sono Aspetta che non. Ecco qui. aspetta. Allora, dicevamo, la prima data autocall ce l'abbiamo? Aspetta, lo cerco anche da qui, apro. Aspetta, che non sono sicuro, voglio dire una cavolata. Tanto sul sito avete anche il calendario, allora, forse non l'avevo perso io, ma non avevo, non, allora, intesa, quindi non a ottobre ancora, no? Gennaio 25, eccolo qui, forse gennaio 25. Gennaio 25, esatto. Perfetto, ok. Quindi 12 mesi Allora, di diciamo premio. così, Vittorio, faccio questa riflessione a voce alta, poi ognuno la prenda ovviamente per quella che è, però la voglio condividere, no? Parlando sempre di minusvalenze, e di diverse interpretazioni, noi sappiamo che sul fronte intermediari ci sono due interpretazioni della fiscalità dei coupon dei certificati. Mi scuso con chi ovviamente è il nostro affezionato ascoltatore, quindi se la sente ripetere per l'800ª volta, ma c'è sempre chi invece si collega oggi per la prima volta e quindi è giusto raccontarla. Quindi ci sono due interpretazioni, cerco di essere breve, ma spero chiaro. La prima: incassiamo il coupon dei 20 euro sul primo certificato, quello del basket bancario. Questi 20 euro, appena arrivano
alla mia banca, dove io ho comprato il certificato, la banca li utilizza per andare a compensare eventuali minusvalenze nello zainetto. Se ci sono minus, quindi non pago il 26% di capital gain, quindi la tassazione sul guadagno, se non ci sono minus, mi tassano la cedola. E questa è la prima interpretazione. Poi ce n'è un'altra adottata da qualche banca, non sono la maggior parte, sono la minoranza, però comunque sono importantissime. E queste banche cosa fanno? Quando arriva la cedola di 20 euro, sostengono che praticamente per un principio di reddito provvisorio, che quello non sia il momento di tassare quella cedola, perché fondamentalmente tu incassi la cedola, ma il certificato prosegue la sua vita. Quindi l'interpretazione è: questa è una cedola provvisoria, non te la tasso in questo momento. Quindi praticamente arriva della credito lorda. Ti rettifico il prezzo fiscale del certificato per tenere traccia di questa cedola e tasserò il tutto solo quando l'operazione si chiuderà, o perché tu lo vendi o perché scade. Ora, quali sono le differenze? Che se uno ha la seconda interpretazione e uno zainetto bello gonfio, o comprare questo maxi coupon praticamente diventa poco utile nell'immediato, perché tanto quei 20 euro non andranno a lavorare sullo zainetto. Esaurita questa spiegazione, che spero sia chiara a tutti, c'è un però. Immaginiamo comunque di acquistare questo certificato avendo il conto in una delle banche che adotta la seconda modalità interpretativa. Quindi io lo compro a 100, mi arriva la cedola di 20 euro, lorda, non mi viene tassata. Mi ritrovo con il certificato in carico a 80 euro. Quindi l'ho comprato a 100, ma il prezzo fiscale sarà 80. Poi, un trimestre successivo, a luglio, incasso la seconda cedola di 1 euro e andrò a 79, a ottobre andrò a 78 di prezzo di carico fiscale, dopodiché a gennaio ci sarà la prima data utile per l'autocall, per il rimborso anticipato, a quel punto il rimborso sarebbe a 100 più 1, 101. Ora, qual era la riflessione che volevo condividere? Era questa. Se ad esempio a dicembre 2024, ci dovessimo ritrovare con i tre titoli del basket, Unicredit, Intesa e Banco BPM, tutti a più 20, più 30, faccio un esempio, ma anche a più 15, comunque in rialzo, il certificato che cosa guarderà? Guarderà la data di rimborso anticipato di gennaio. E quindi è molto probabile che a quel punto quoterà sul mercato, boh, 95, 96, 94, non lo so, ma comunque certamente vicino a 100. Quindi a quel punto, se io avrò un prezzo di carico fiscale di 78, vendendo a 95, genererò un'effettiva plusvalenza definitiva di 17 euro. E quindi ecco che quella andrà a compensare eventuali minusvalenze che saranno rimaste nello zainetto. Quindi volevo condividere, spero che si sia capito tutto il ragionamento. E volevo condividere il fatto che l'autocall, benché non sia nell'anno, ma è comunque per fortuna al primo mese del 2025, ci permetterà in ogni caso di vedere il certificato andare verso i 100 ben prima di gennaio 25, se i titoli si muoveranno in positivo. Viceversa, se si muoveranno in negativo, non si riuscirà a fare questo, diciamo, questo meccanismo. Viceversa, si potranno utilizzare con questo scopo. Quindi a questo punto la dico tutta: nella scelta di chi ha la banca che compensa immediatamente, e allora io direi che va benissimo il primo basket, come può andare benissimo anche un Kering Ferragamo Estée Lauder, piuttosto che un Volkswagen Ford Tesla, perché sono tutte barriere abbastanza profonde, anzi direi profonde tra il 55 e il 60%. Tanto il maxi coupon mi arriva, mi compensano subito le minus, poi decido il da farsi, diciamo che la risolvo già a fine marzo. Viceversa, se ho le minus in un intermediario che compensa a chiusura, forse la scelta dovrebbe ricadere su quei basket su cui magari c'è un po' più di aspettativa rialzista. Quindi non lo so, magari ecco ancora il settore bancario, voi direte: ma no, ma dove deve andare? Corre da un anno e mezzo. Sì, è vero. Però intanto oggi Unicredit ha continuato a farsi il suo più 2 sull'aspettativa della trimestrale che uscirà fra poco. Quindi se uno la dovesse vedere in questo senso,
Allora, un basket destinato ad andar bene, ovviamente uno si fa l'aspettativa, poi il basket va dove vuole, però se uno si crea, insomma, un minimo di aspettativa, e allora sarebbe funzionale allo sfruttare al massimo anche il maxi coupon nell'ottica della compensazione per chi ha la seconda modalità interpretativa. Ecco, questa era un po' una riflessione. Dopodiché i basket li abbiamo visti, sono comunque misti in termini, cioè, tra Italia e America, sono il più delle volte comunque settoriali, il che non guasta, e questo mi fa piacere, Vittorio, perché dal tema turismo a quello dei pagamenti digitali con American Express, PayPal e ADN, piuttosto che tecnologico, ancora lusso, e quindi sono comunque dei basket settoriali che non guasta, anzi aiuta certamente. E quindi questa è un po' la riflessione, non so se ci sono state delle domande in tal senso, altrimenti andiamo avanti e così ci concentriamo, oltre che su questo, magari anche sull'altro argomento. Certo, grazie mille Pierpaolo. Io introdurrei già l'altro argomento, in realtà, perché mi sembra anche un argomento su cui c'è abbastanza da parlare, visto che non è che se ne è parlato molto, soprattutto appunto nei vari webinar che abbiamo fatto l'anno scorso, anzi diciamo che non se ne è ancora parlato perché è un qualcosa di nuovo. Che magari non tutti hanno dimestichezza, come ormai in realtà per i Cash Collect molti che guardano i webinar ormai hanno comunque un'idea di come funziona il Cash Collect, cosa c'è dietro, come viene strutturato, cosa mi permette di raggiungere in base, diciamo, al rendimento che hanno in mente, anche quali rischi comporta l'acquisto di un certificato appunto come Cash Collect, mentre un po' meno magari su questo tipo di prodotti, no? Cioè i Credit Linked Certificates. Qui stiamo parlando di un prodotto che ha le stesse caratteristiche in qualche modo, diciamo, in grandi linee rispetto a un Cash Collect, è un certificato, è considerato un certificato. Quindi redditi diversi, compensazione minus, eccetera, eccetera. Questo non cambia. La scatola è la stessa. Tuttavia, permette di investire su un asset class completamente differente. Mentre ogni volta che facciamo appunto questi webinar sulle nostre emissioni, ma anche quelle di altre banche, non solo BNP Paribas, Cash Collect, tutti lo fanno su appunto vari panieri di azioni, worst off, bla bla bla, stiamo parlando appunto solamente di un asset class, l'equity. Al contrario, qui invece è un prodotto che permette di investire sul cripto, che è un qualcosa che potrebbe mancare magari nel portafoglio appunto degli investitori, un modo certamente per diversificare i propri investimenti, ottenere un certo tipo di rendimento che sarà chiaramente differente rispetto a un rendimento che dà un prodotto sull'equity, perché il rischio che viene portato è comunque differente, non maggiore, minore, ma comunque diverso, e permette anche di investire in un mercato che, diciamo, un asset class che a volte può essere anche un po' complesso proprio accedervi. In quanto molti bond sono difficilmente acquistabili, hanno un taglio minimo da 100.000 euro, ad esempio, quindi anche dal punto di vista pratico, effettivamente acquistare un bond di una qualunque entità di riferimento, così è particolarmente interessati, potrebbe non essere possibile, ad esempio. Con i Credit Link Certificate, invece, questo problema è decisamente diminuito, perché permettono appunto di avere un prodotto listato, acquistabile su Borsa Italiana, con un prezzo aggiornato live, con un taglio minimo che comunque non è da 100 euro come nei prodotti di come vari Cash Collect, ma è di 20.000 euro. Abbiamo deciso inizialmente di uscire con un taglio minimo di 20.000 euro, ma comunque un prodotto in cui il prezzo è appunto trasparente, lo possiamo vedere, è listato sul mercato, è acquistabile. Noi facciamo da market making,
come facciamo market making, peraltro, per i prodotti di equity, come per tutti i cash collect. Quindi vi sarà sempre un bid, vi sarà sempre un offer. O meglio, vi sarà sempre un bid sicuramente, poi magari l'offer verso la scadenza potrebbe non più esserci, però il bid ci sarà sicuramente. In questo momento sono già acquistabili effettivamente su EuroTLX e sicuramente il nostro proposito appunto per quest'anno soprattutto è quello di creare una vera e propria gamma sui credit linked. Cercando di emettere prodotti su reference entity differenti, entità di riferimento differenti, e con strutture differenti in base alle varie esigenze degli investitori. In particolare, domani, 1º febbraio, verrà emessa una appunto, gamma di credit certificate. Saranno sei prodotti, saranno tre prodotti su ba ba banche che adesso andremo a vedere subordinate, entità di riferimento finanziarie subordinate, tre senior. Parliamo però un secondo di come funziona questo prodotto. È un prodotto che dal punto di vista della strutturazione, per assurdo, è molto più semplice rispetto al cash collect, perché è composto da due parti. Una parte appunto di tasso, che sarebbe appunto un bond BNP Paribas, come peraltro anche tutti i prodotti cash collect, una parte di zero coupon bond BNP, e un CDS, un credit default swap. Il credit default swap può essere visto come una sorta di assicurazione in cui una parte paga un premio ad una seconda parte. In cambio, la parte che riceve il premio si assume, diciamo, il rischio su un'entità di riferimento, sulla parte appunto di credito dell'entità di riferimento. In caso di evento di credito, in caso di default, in caso di mancato pagamento di una cedola, in caso di intervento governativo, la parte appunto che sta pagando questa sorta di assicurazione riceverà appunto un tasso di recupero in cambio appunto di aver pagato i premi precedenti. Queste due componenti permettono di creare una struttura molto semplice. È una struttura che paga dei premi fissi ogni anno e a scadenza rimborsa il capitale in caso di mancato evento di credito sull'entità di riferimento. Quindi potenzialmente nel caso in cui non succedesse nulla sull'entità di riferimento, io ricevo un premio annuale fisso e a scadenza ricevo il capitale del 100%, come se fosse un bond, diciamo, in caso di mancato evento di credito. In caso di evento di credito, invece, il prodotto scade anticipatamente e viene rimborsato il tasso di recupero, cioè appunto quello di cui parlavamo prima. Un tasso di recupero che può essere l'80%, il 60%, il 50%, il 40%. Questo viene stabilito in base appunto a un'asta. Questa è forse la parte più complessa, diciamo, di questo prodotto. Però diciamo che in poche parole viene stabilito come a seguito di un'asta fatta dall'ISDA. Che determina quanto è il tasso di recupero sull'entità di riferimento. Chiaramente il tasso di recupero sarà più basso in caso di default, potrebbe anche essere zero, potrebbe essere decisamente più alto in caso di eventi di credito meno appunto impattanti, come ad esempio il mancato pagamento di una cedola su un bond. Quindi questa è la struttura. Questo permette di avere teoricamente anche un rendimento maggiore rispetto al bond di un'entità di riferimento, perché io mi prendo sia la parte di rischio di credito del CDS che quella del bond BNP. Si può vedere come avere un doppio rischio di credito, un rischio di credito sull'entità di riferimento e un rischio di credito su BNP Paribas. Per dare un'idea appunto di quelli che possono essere appunto i rendimenti, di questo prodotto, che adesso definirò appunto le caratteristiche, li potete vedere qui. Queste sono le entità di riferimento: Intesa San Paolo subordinato, Unicredit subordinato e Mediobanca subordinato. La struttura è una struttura a 7 anni, con la possibilità di richiamo anticipato a facoltà dell'emittente una volta
alla fine del terzo anno. A dicembre 26 vi è la possibilità da parte di BP di richiamare il prodotto, se no, se non viene esercitata a dicembre 26, il prodotto va fino a scadenza, 7 anni, fino al 2030. E il premio annuale fisso è di 5,12% per Intesa San Paolo, 5,03% per UniCredit e 5% per Medibanca. Per assurdo, appunto, poi chiaramente vi è molto da approfondire riguardo appunto il tasso di recupero e cosa succede, quali sono gli eventi che fanno appunto attivare questo evento di credito, così viene chiamato. Però il prodotto in realtà è molto semplice: è un doppio rischio su, ad esempio, il primo, è un doppio rischio di credito su Intesa San Paolo e BNP Paribas. E questo doppio rischio di credito su Intesa San Paolo e BNP Paribas permette di raggiungere un premio annuale del 5,12%. Volevo soffermarmi anche un secondo su. Intanto, non so se hai qualche commento al riguardo, Pierpaolo. Beh, no, diciamo che ho un po' di cose magari anche da condividere, cioè un paio di cose anche da condividere, quindi se ci sono cose che vuoi aggiungere e soprattutto domande, magari diamo priorità. Poi ti faccio Sì. vedere un dato che è interessante e poi naturalmente parliamo anche meglio sia della dinamica dei prezzi sul secondario che degli eventi di credito, perché sono, a mio avviso, due temi su cui è bene concentrarsi. Sì, assolutamente. Infatti volevo proprio. Intanto vedo una domanda come vengono trattati fiscalmente. Poi magari se tu vuoi aggiungere qualcosa, però la scatola appunto è il certificato, non cambia nulla rispetto a un prodotto, a un cash collect, quindi fiscalmente vengono trattati nel medesimo modo. Cos'è che dà. Cos'è che diciamo attiva questo evento di credito? Il default, chiaramente. Nel caso di default, il prodotto, appunto, il CDS viene appunto si attiva un evento di credito e la CLC, il Credit Line Certificate, scadrà anticipatamente. Il mancato pagamento di una cedola di un bond, un intervento governativo e la moratoria. Quindi sono questi i principali, appunto, eventi di credito che attivano appunto il CDS. E chiaramente sono sensibili diciamo, avranno una vita sul secondario che è influenzata decisamente in maniera diversa rispetto a un cash collect sul medesimo nome. Chiaramente un cash collect su Intesa San Paolo sarà influenzato dall'andamento dello stock di Intesa San Paolo. In questo caso non è così. Quindi acquistando una CLC su Intesa San Paolo potrebbe anche muoversi in maniera differente rispetto a un cash collect su Intesa San Paolo. Chiaramente ciò che influenza principalmente sono i tassi di interesse. Esatto. Vi è una sensibilità sicuramente ai tassi di interesse e chiaramente anche al merito creditizio di Intesa San Paolo. Nel caso in cui un bond Intesa San Paolo diventi più rischioso, allora chiaramente questo, diciamo, il premio del CDS aumenta perché diventa più costoso assicurarsi sul rischio e chiaramente il prodotto dovrebbe pagare di più. Al contrario, nel caso appunto in cui il merito creditizio diventi più alto, si comporterà appunto in maniera differente, opposta. Però chiaramente i tassi di interesse giocano un ruolo fondamentale per questo prodotto. È un prodotto con capitale garantito, quindi chiaramente il tasso ha un ruolo fondamentale Sì, ma nella. infatti, Vittorio, allora diciamo che io vorrei fare così, anche perché ci servirà poi come, anzi, se ti posso chiedere un attimo il monitor e poi dopo, se vuoi, naturalmente lo puoi riprendere, però volevo far vedere innanzitutto una statistica, perché quando dico il fatto che, se, a mio avviso, il 2024 poi sarà l'anno anche
delle Credit Linked, volevo farvi vedere dei numeri che presenteremo peraltro domani in esclusiva alla serata di premiazione degli Italian Certificate Awards. Abbiamo tracciato anche un po' il 2023 delle Credit Linked Notes, fermo restando che i numeri e i dati che state vedendo rappresentano l'intero segmento delle CLN, ma tenendo presente che molti di questi prodotti sono arrivati sul mercato in bid only, erano con tagli di 100.000 e alcuni di questi sono stati riservati agli investitori professionali per largo tempo. Quindi prendiamola come un 2023 che è stato un po' un inizio di questa attività. E quello che possiamo vedere è che effettivamente nel 2023 ci sono state 418 emissioni di Credit Link Notes, di cui il 55% ha avuto come sottostante il debito subordinato e il 45% il debito senior. La reference entity, quindi l'obbligazione, il debito sottostante maggiormente utilizzato, è stato, come era abbastanza intuibile, quello di Intesa San Paolo, poi a scendere UniCredit, Mediobanca. Insomma, diciamo che dopo le prime tre, che erano abbastanza immaginabili, no? Perché comunque il settore bancario paga comunque dei rendimenti un po' più alti. C'è Renault, ad esempio, con un 7,42 e poi Stellantis, Enel e così via. Quindi intanto questo era una prima fotografia di un segmento che ha vissuto un'importante crescita e sono sicuro che crescerà ulteriormente. Dopodiché, volevo appunto ribadire quanto hai detto a proposito degli eventi di credito, perché comunque è importante sottolineare che, e qui faccio questa premessa, oggi ne stiamo parlando, no? Diciamo mezzo webinar dedicato a questa novità. Poi, come abbiamo già anticipato, ci saranno degli approfondimenti, un ciclo di appuntamenti proprio dedicati a questa particolare tipologia di prodotto. Quello che secondo me noi dobbiamo iniziare a fare è capire che stiamo entrando in un mondo differente, cioè uguale per l'aspetto delegato alla fiscalità, che è una delle domande che è arrivata, alla quale hai già risposto, quindi su quello non cambierà nulla. Il premio comunque è un premio condizionato, se ci pensate, perché è vero che abbiamo un capitale che verrà rimborsato a scadenza con una cedola fissa, ma c'è sempre quel principio di aleatorietà. Perché non si deve verificare un evento di credito, in più è sempre una struttura cartolarizzata che si porta dietro quindi un reddito diverso. Su quello non cambia nulla. Sul fronte del rischio emittente praticamente non cambia nulla perché dobbiamo sempre augurare massima e ottima salute a BNP Paribas, questo in generale, e quello che però ci deve, diciamo, portare nel nuovo mondo è che rispetto ai cash collect, di cui parliamo il 90% del tempo, qui ci dobbiamo rapportare al fronte obbligazionario. Quindi, quando andiamo a commentare quel 5,15 o quel 4%, non lo dobbiamo rapportare ai 7-8 punti che magari possiamo ottenere dai cash collect, anche 10-12. Cioè, liberiamoci un attimo da questo legame che abbiamo con le barriere. Perché quello che hai sottolineato tu correttamente, ma lo voglio ulteriormente ribadire, è che io posso decidere oggi di assumermi un rischio di acquistare un certificato che ha come sottostante il debito subordinato di Intesa San Paolo e quindi con le implicazioni del caso che sarei aggredito prima in un'eventuale procedura di liquidazione, fermo restando che subordinato senior su Intesa San Paolo sarebbe un dramma a prescindere. Ma quello che voglio dire è che mentre un cash collect mi devo preoccupare anche per il prezzo sul secondario, che la barriera non venga avvicinata e quindi magari che non raggiunga una barriera al 60, al 50, al 40 che sia, paradossalmente io comprando una credit linked con sottostante Intesa San Paolo SPA senior o subordinata potrei anche vedere Intesa a meno 70. Cioè, noi potremmo anche vedere Intesa crollare del 70%, perché magari arriva purtroppo un'altra situazione sul mercato particolarmente drammatica. Questo non implica che Intesa, a meno, cioè, sicuramente qualcosa si è complicata, ma non implica
che Intesa proceda ad una procedura di fallimento, quindi insolvenza, inizi a non pagare delle cedole di obbligazioni, chieda di ristrutturare il debito, chieda al governo di salvarla piuttosto che arrivare agli altri tre casi. Quindi è questo, secondo me, il mondo in cui dobbiamo entrare. Liberiamoci dall'idea che mi prendo un rischio Intesa per un 5%. No, Intesa può anche fare meno 70, meno 80, non andrà ad influire sul prezzo del prodotto, a meno che quel meno 70, Vittorio, non faccia salire di molto il CDS o piuttosto che il rischio di credito di Intesa San Paolo, il che potrebbe essere, però non è detto, perché io ricordo quando anni fa c'è stata la crisi dei governativi, comunque magari Intesa in scia all'aumento dei tassi del BTP Bund, dello spread BTP Bund, magari aveva perso tanto valore, ma non è che non mi risulta che Intesa abbia mai fatto richiesta di ristrutturare debiti o abbia smesso di pagare le cedole. Quindi entriamo in un mondo diverso ed è qui che ci dobbiamo rapportare, quindi a quel 5% di cui dicevamo, il 5,12 di Intesa San Paolo, a mio avviso va, e questo lo faremo molto meglio poi più avanti, va confrontato con un'obbligazione subordinata o di BNP o di Intesa San Paolo, perché questo è il meccanismo. Cioè, alla fine io devo prendere come comparable o guardo quanto paga una 7 anni di BNP o quanto paga una 7 anni di Intesa. Se tutte e due, ovviamente possiamo fare la somma, no? Che i soldi quelli sono. Quindi se una paga il 4 e l'altra paga il 4,5, comunque qui, prendendomi i due rischi assieme, arrivo al 5,12 e allora ha senso comprarla. Chiaro, se io invece vado sul mercato e scopro che c'è una subordinata a 7 anni di Intesa che paga il 6, allora, caro Vittorio, siamo i primi a dire c'è qualcosa che non va, forse il suo certificato non è così allettante, no? Quindi, secondo me, è tutto lì. E la dinamica dei prezzi sul secondario, hai fatto bene, ma lo ribadiamo, non sarà l'andamento dell'azione, sarà il tasso di interesse e qui anche la scelta di mettere la callability al terzo anno, che tu ovviamente abbia approfondito questa cosa, cioè il fatto che si lasci solo la finestra del terzo anno è legata un po' alla curva dei tassi o comunque è insita nel meccanismo del prodotto che non si possa richiamare ogni anno? Questa te la pongo io come domanda, è una mia curiosità. No, 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 in realtà come possiamo fare per i cash collect, noi possiamo strutturare appunto prodotti quasi in ogni modo di CLC, possiamo mettere la callability già a partire dal primo, possiamo non metterla proprio, possiamo far pagare tutti i premi alla fine o ogni anno, trimestralmente, eccetera, eccetera. No, la questione era, noi volevamo appunto prima di tutto partire da strutture abbastanza semplici. Però comunque strutture che diano un certo tipo di rendimento. Questa struttura in particolare di oggi di cui stiamo parlando è una struttura che secondo noi era molto interessante perché ci permette di utilizzare un rischio a 7 anni, ma poi effettivamente dare nelle mani di un investitore un prodotto che potrebbe avere una scadenza decisamente più breve. Quindi sfruttare la curva, diciamo, lunga per poi in realtà strutturare un prodotto che abbia un orizzonte temporale medio-basso. Cioè, tradotto, se i mercati dovessero fare quello che in questo momento gli analisti si aspettano, ovvero una discesa dei tassi nella seconda metà del 2024, ad un eventuale un ulteriore ribasso nel 2025, potremmo ritrovarci alla fine del terzo anno con un 5,12 che è un tasso talmente tanto buono che a quel punto, alla fine del terzo anno, magari questa viene rimborsata. Esattamente, e non blocca, diciamo, il capitale per 7 anni. Anche questo era quello che cercavamo anche di evitare, no? A questo era un prodotto a 7 anni, comunque stiamo parlando di un prodotto a lunga scadenza, i soldi stanno, beh, considerando che non venga venduto prima, però non volevamo creare un prodotto che ti blocca il portafoglio in questo modo, volevamo creare un prodotto che magari, come appunto il cash collect, ormai il 3 anni per un cash collect è quasi, diciamo, la scadenza standard, anche perché
gli investitori italiani sono abituati a questo, ad avere appunto nel portafoglio un prodotto che dopo 3 anni posso riprendermi il capitale e reinvestirlo a quello che voglio effettivamente in quel momento. Ti Da un sacco aspetti che... di possibilità, no? Ti rende più aperto a quello che succede, no? Se ricevi il nuovo capitale a 3 anni, hai decisamente più possibilità di decidere. Dico, ti aspetti che comunque sul secondario ci sia un minimo di volatilità su questi strumenti, oppure immaginando uno scenario di tassi tranquilli e anche di CDS, poi alla fine magari si muoveranno molto poco come strumenti sul secondario. Per tua. No, sicuramente la volatilità è più bassa rispetto allo stock, diciamo all'equity e ai certificati in equity. Come abbiamo detto, appunto, sono fortemente, diciamo, come un bond effettivamente, influenzati dal movimento dei tassi. Quindi, nel caso in cui non vi fossero eccessivi movimenti di tassi, il prodotto dovrebbe rimanere intorno alla pari. E questo comunque, vedete, ci riporta nuovamente sul tema che quindi cambiamo mondo, cioè usciamo dai cash collect dove siamo abituati a prodotti che possono oscillare nel giro di una settimana anche del 3-4%, entriamo in un mondo più obbligazionario dove in assenza di particolari variazioni non si dovrebbe vedere una particolare volatilità e puntiamo quindi poi all'incasso delle cedole che sono nell'ordine appunto del 5% per questa nuova serie dei subordinati e poco meno del qua. Questi sono quelli nuovi già, Vittorio? Questi sono quelli che appunto saranno acquistabili da domani. Da domani. Quindi, Ok. esatto. Quindi Intesa 5,12, UniCredit 5,03, Mediobanca 5%. Adesso non ho modo, cioè ci vorrebbe qualche minuto in più, quindi poi ce lo riserviamo come prossimo approfondimento, di fare proprio quel confronto a cui mi riferivo prima, no? Andare magari a scovare qualche subordinata a 7 anni. Naturalmente mi rendo conto che qualcuno potrebbe anche già iniziare ad obiettare, ma magari un BTP forse non rende tanto tanto di meno, forse. Quindi magari uno potrebbe anche fare questa obiezione, però aggiungo io che se io è vero che raddoppio il rischio emittente, e questo va tenuto in considerazione, però è altrettanto vero che carta BNP praticamente è più solida del BTP, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, e Intesa San Paolo è paragonabile. Quindi il fatto che eventualmente non ci si discosti così tanto è un motivo, cioè fondamentalmente stiamo su carta talmente sicura. BNP Paribas in particolare, che è per questo che non arriviamo all'8 o al 7 o all'8, magari uno potrebbe sperare una cosa del genere, però con BNP è bene che non ci si arrivi, perché questo vorrebbe dire che qualcosa è cambiato in peggio. Esattamente, ma questo sicuramente potrà, secondo me, è interessante perché in questa tipologia di prodotti si capisce effettivamente, e anche toccando forse un po' più con la mano, quanto comunque impatta l'emittente di questo prodotto. Chiaramente un emittente con un rischio di credito più alto, quindi con un funding più alto, quindi la cui parte di tasso paga di più, sarà un prodotto che paga di più rispetto a quello di BNP, chiaramente. Però non bisogna dimenticarsi che appunto comunque si è sempre, diciamo, non è gratuito il rendimento maggiore. Acquistare una CLM, come un cash collect emesso da BNP Paribas, lato tasso, lato emittente, dà un rischio decisamente più basso. E questo credo che soprattutto se iniziamo a ragionare vale anche per i certificati, però a maggior ragione se ci proiettiamo nel mondo obbligazionario, credo che sia una questione acclarata che non dobbiamo neanche raccontare. Insomma, chi compra obbligazioni, questi conti immagino se li sappia fare benissimo. Va bene, non so se ci sono Allora, sì, domande. sto vedendo, ce ne sono diverse. Chiedono se questi credit link si comprano sotto la pari. Beh, appunto, domani usciranno, però chiaramente si muovono in base al mercato, quindi
domani usciranno a 100 e si muoveranno appunto durante la loro vita. Mi chiedono, verrebbe rimborsata perché calano i tassi? Sì, decisamente i tassi avranno un ruolo fondamentale per diciamo, l'esercizio della collabilità al terzo anno, per lo stesso motivo diciamo, come funzionano i bond callable, cioè se i tassi scendono particolarmente, BNP avrà un incentivo a richiamarla per potersi rifinanziare a un tasso più basso. Quindi sicuramente il tasso avrà un ruolo fondamentale per la collabilità, che ricordo è solo una alla fine del terzo anno, quindi tre di questi premi si incasseranno, non vi è la possibilità che venga richiamato anticipatamente. Stavo spiando un po' in preview i prezzi, però domani li vedremo meglio. Qualcosa sopra i 20.000, almeno sulla subordinata Intesa, mi sembra di averlo già visto, e potrebbe essere perché dalla fase di strutturazione ad oggi qualcosa sul fronte tassi effettivamente è già cambiato. Non so se qualcuno ha seguito, ad esempio oggi, sia sul fronte Treasury, ma anche sugli obbligazionari governativi europei, ad esempio il BUX, quello che va a governare poi l'andamento dell'austriaco centennale, oggi ha fatto più 5%, quindi comunque c'è stata una salita in questo senso e quindi potrebbe avere già impattato un po' sulle quotazioni di questi prodotti. Certo, tanto uno li mette in watchlist, non è che li deve comprare forza al primo giorno, anche se stanno un po' sopra la pari, quindi domani li vedremo. Altre domande? Esattamente. Chiedono, è corretto pensare che il rischio è minore rispetto al cash collect? Interessante. Beh, direi di sì, nel senso che mentre nei cash collect ovviamente c'è un rischio di tipo azionario e quindi soprattutto se andiamo sulle singole azioni non possiamo eliminare il rischio specifico che quell'azione anche di fronte ad una brutta notizia, magari esce una bruttissima trimestrale, arrestano l'amministratore, non lo so, qualsiasi cosa. Quel titolo ti può fare improvvisamente meno 20, meno 30, anche addirittura un meno 40, l'abbiamo visto su alcune realtà americane in particolare. Quindi io direi che sui cash collect, trattandosi di strutture con sottostante azionario, il rischio comunque evidentemente è più alto. Nel momento in cui entriamo sul fronte obbligazionario, lì la differenza importante la fa proprio la reference entity, cioè nel senso che chiaramente comprare un credit linked su Intesa San Paolo o Mediobanca è una cosa, se facessero una credit link non la faranno, ma se la facessero su Plug Power probabilmente allora lì il rischio aumenterebbe di conseguenza, non come l'azionario in ogni caso, credo di poter dire, insomma, è un po' anche la dinamica che da sempre, no, differenzia l'azionario dall'obbligazionario, da sempre si dice che l'azionario è più rischioso, quindi allo stesso modo i cash collect li definirei più rischiosi a prescindere dalla profondità della barriera. Comunque esiste un rischio di secondario e di rottura della barriera. Qui, come già detto, paradossalmente potremmo avere anche un UniCredit o un Mediobanco Intesa e fanno meno 70 e questo non implicherebbe una perdita del diritto a ricevere cedole e capitale per la credit link. Ti confermo, sicuramente è un prodotto più stabile anche come prezzo secondario. Questo non vuol dire appunto avere solo credit link o solo cash collect, è anche un modo per diversificare il portafoglio, quindi per ridurre il rischio in generale del portafoglio. Può essere utilizzato in vari modi e siamo sicuramente contenti di comunque metterlo a disposizione per gli investitori. Creare una gamma che permetta agli investitori di acquistare anche prodotti di altri asset class è sicuramente interessante. Abbiamo già ovviamente i prodotti di equity, ne abbiamo tantissimi, abbiamo tante obbligazioni, quindi stiamo parlando solo di tasso e finalmente anche, direi, finalmente anche il credito. Va bene, Vittorio, non so se ci sono altre domande, altrimenti direi possiamo andare in conclusione. Abbiamo comunque esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi se c'è qualcuno last minute che ha una curiosità, magari rispondiamo, Invito comunque altrimenti. a chiamare il nostro numero verde nel caso in cui vi fossero altri dubbi, risponderemo volentieri alle altre domande.
Va bene, e allora dai, direi che possiamo andare in conclusione. Abbiamo presentato comunque due importanti novità. La prima, decisamente più dinamica per il mondo Cash Collect, la seconda è invece un tema di cui sicuramente torneremo a parlare in maniera diffusa, chiaramente anche avendo un po' di storia, magari dei prezzi sul secondario, alcune domande che ci siamo posti troveranno anche più risposte vedendo come si sono mossi, no? Nel primo periodo questi credit linked certificate. Bene, Vittorio, grazie. Naturalmente vi rimando a, come hai già detto, a contattarvi se ci sono dubbi, altrimenti consultate questa pagina comunque sul sito, qua Credit Link, vedete, prodotti di investimento, Credit Linked, c'è questa pagina molto molto ben fatta, è un antipasto di quello che poi sarà la sezione che andremo anche ad arricchire anche sul sito di certificati e derivati, quindi continuate naturalmente a seguire perché, ripeto, sarà questo un po' il tema del 2024 anche nell'ottica di diversificazione dei portafogli. Bene, non aggiungo altro, vi do appuntamento al prossimo webinar con noi di certificati e derivati per il 15 di febbraio. Parleremo in quell'occasione di prodotti a leva e naturalmente continuate a seguire tutte le iniziative di BNP Paribas per il mondo webinar, questo ciclo, come dicevamo, che ha tanti altri ospiti, da Gabriele Belelli a Intermonte e così via. Grazie Vittorio, buona A te, serata. grazie a tutti, buona serata.